Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tag tutto dedicato alla vaniglia. Il titolo è Sensuale Vaniglia ed è stato ideato da Ombretta, di cui vi lascio il canale giù in info box. Questo è un tag che riprende un po', diciamo, la linea del tag Cocco Love, in cui vi facevamo vedere tutti i prodotti che utilizziamo a base di cocco. Questo è più o meno simile, ma si parla di vaniglia. Io sono stata, diciamo, taggata, nominata sia da Ombretta, però nei commenti, quindi non all'interno del video, ma me l'ha scritto giù nel commento, e poi sono stata nominata anche da Elisabetta R, di cui vi lascio il canale giù in info box. Quindi io adesso vi farò vedere tutti i prodotti che uso a base di vaniglia, soprattutto in cucina, ma anche di beauty, comunque ho qualcosina da mostrarvi. Partiamo dalla cucina e vi faccio vedere il mio prodotto top, quindi il mio preferito per eccellenza, che è il cappuccino alla vaniglia. Questo è della marca Nescafè ed è un cappuccino alla vaniglia. Purtroppo in Italia non si trova. Io non riesco a trovarlo da nessuna parte. Avevo anche scritto alla Nescafè addirittura e mi hanno risposto che in Italia non viene prodotto. Purtroppo io questo l'ho preso in Francia, però lo avevo trovato comunque anche in Grecia, anche in Portogallo. Insomma, l'Italia è un luogo in cui invece non sono riuscita a trovarlo. L'ho preso anche quest'anno della marca Auchan, quindi marca supermercato, ma devo dire che sono entrambi molto buoni e molto saporiti. Io non vedo l'ora che arrivi anche in Italia perché è veramente il mio cappuccino preferito, ma non me lo fanno, quindi che ci posso fare? Devo per forza andare a prendermelo all'estero. Poi un altro prodotto che mangio volentieri e che mi piace sono i wafer limone e vaniglia. Questi li ho presi da Natura Sì, li vedete aperti, vi chiedo scusa, ma sono delle cose che mangio abbastanza abitualmente, quindi li ho recuperati dal frigo e sono molto delicati. A me piacciono tantissimo proprio per il gusto delicato che hanno, non sono troppo forti, non hanno un sapore stucchevole, troppo dolce, li trovo proprio al sapore di vaniglia delicato, che è comunque piacevole come sostituto del dolce, sia dopo pranzo che dopo cena. Poi un altro prodotto alla vaniglia che utilizzo è la polvere di vaniglia, sempre acquistata da Natura Sì, della marca Rapunzel, eccola qua. Questa è ottima perché mi va a risolvere un pochino il problema della mancanza di cappuccino alla vaniglia in Italia, perché io prendo il cappuccino classico e poi magari aggiungo un cucchiaino di polvere alla vaniglia, però siccome questa è da 5 grammi, è una cosa che io non faccio tutti i giorni, quindi magari mi compro due o tre bustine così e ogni tanto mi faccio il cappuccino alla vaniglia, perché se dovessi farlo tutti i giorni mi servirebbe un vagone di bustine alla vaniglia. Questo non è possibile anche perché il prezzo non è così basso e quindi insomma ogni tanto, però questa va bene anche per fare una torta, per fare dei dolci, per aromatizzare il caffè, la cioccolata, insomma tutto quello che volete, perché è proprio una polvere pura di vaniglia. Un altro prodotto che adoro in cucina è lo yogurt alla vaniglia, in particolare questo della Fruyò. Questo qua mi piace moltissimo, è yogurt colato, 0% di grassi, sono 170 grammi, quindi è uno yogurt abbastanza sostanzioso che mi piace tantissimo come sostituto di un dolce. Quindi a volte anziché mangiare il dolce mangio questo yogurt. Devo dire che mi piace perché non mi appesantisce, è abbastanza leggero. Invece questi yogurt da 170 grammi a volte mi appesantiscono perché sono troppo grossi. Io poi non sono abituata a mangiare tantissimo, mangio abbastanza poco come quantità e quindi uno yogurt troppo grosso poi mi appesantiva. Invece quello non ha questo effetto e mi piace molto. Un altro prodotto che utilizzo sono le fialette, queste qui, per aromatizzare le torte. Questo è Pane Angeli, ma l'ho già usata di altre marche e mi trovo molto bene perché con una fialetta date un aroma delicato alle vostre torte. Utilizzo anche altre, diciamo altre essenze, non solo la vaniglia, utilizzo anche la mandorla, il cocco, la cannella, l'arancia, insomma il rum, tantissime altre, però questa qui alla vaniglia è comunque quella che io preferisco e quindi ve la consiglio se per caso non l'avete mai usata nelle torte. Un'altra cosa ottima e golosa, sempre alla vaniglia, è il budino. Io prendo questo. Questo qui è della Coop, della linea Dosa,
e mi trovo veramente benissimo. Lo trovo delicato, lo trovo gustoso, è un budino alla vaniglia che potete anche eventualmente andare ad insaporire con un cucchiaino di cacao, quindi vi viene cacao e vaniglia, io l'ho già fatto e mi sono trovata comunque molto bene, il risultato mi è piaciuto, oppure lo potete anche mangiare semplice così alla vaniglia. Ed è una di quelle cose che secondo me dopo pranzo, dopo cena vanno a togliere quella voglia di dolce senza appesantire troppo con qualcosa che sia eccessivamente carico di creme o di cose del genere. Adesso però basta farci venire l'acquolina in bocca con queste cose dolci a base di vaniglia e passiamo invece al beauty. Vi faccio vedere quello che ho perché non ho tantissimi prodotti. Però insomma qualcosa sono riuscita a raggruppare, in particolare questo doccia crema della Palmolive Gourmet che è alla vaniglia. Questo è molto delicato, quindi poi sulla pelle in realtà non rimane questa grande profumazione di vaniglia, lo sentite di più mentre lo utilizzate, mentre vi fate la doccia sentite comunque questo profumo di vaniglia che sale, però poi una volta asciutti diciamo sulla pelle, almeno per quella che è la mia pelle, non rimane poi così tanto, però è comunque piacevole farsi la doccia con questo, è molto cremoso, lascia la pelle molto vellutata, quindi insomma mi piace anche come formulazione e ha questo leggero aroma di vaniglia. Poi vi faccio vedere un piccolo profumo, questa qui è la scatola, è di Bottega Verde, è un eau de toilette alla vaniglia, petali di vaniglia in particolare, e lo avevo trovato nel calendario dell'avvento dell'anno scorso. Devo dire che mi piace molto. Questo è il bottiglino, quindi è piccolo piccolo, quindi è un profumino da borsa o da viaggio. Ne uso veramente pochissimo perché di solito io uso il J'adore, però ha comunque una profumazione di vaniglia che ogni tanto mi fa piacere sentire sulla pelle. Ed è comunque uno di quei profumi che io magari mi porto in viaggio proprio per le piccole dimensioni che ha. Sempre in mini size e sempre di Bottega Verde vi faccio vedere il bagno doccia, eccolo qua, alla vaniglia nera però, e rispetto alla vaniglia, quella tradizionale, diciamo non nera, ha una profumazione leggermente più intensa, quindi ha una profumazione di vaniglia un po' più forte. E sempre alla vaniglia nera ho anche la crema corpo, sempre Bottega Verde, sempre mini size perché le ho trovate entrambe nel calendario dell'avvento, ma sono comodissime quando dovete viaggiare. Io adoro le mini size proprio perché essendo una viaggiatrice incallita, perché io viaggio tantissimo durante l'anno, non vi faccio magari sempre il video di tutti i miei viaggi, ma ne faccio veramente tanti, perché io in un anno a volte vado in vacanza anche 4-5 volte, magari alcune sono solo delle cose brevi, tipo 2 giorni, 3 giorni, quindi non sono tutte vacanze di una settimana o di 10 giorni, però faccio magari dei weekend sparsi qua e là durante l'anno e sono tutti dei viaggi comunque, quindi a me servono queste mini size, quindi insomma sono sempre gradite e apprezzate. Poi l'ultima cosa che vi faccio vedere è una cosa per la casa, che è una candela profumata. Questa è della Yankee Candle, è una Tarte, l'ho presa di recente, forse l'avete già vista nel video haul acquisti d'autunno, non mi ricordo come l'avevo intitolato, comunque è abbastanza recente, ed è alla vaniglia, la torta alla vaniglia è il profumo, Vanilla Cupcake, eccola qua. Questa ancora non l'ho accesa, però comunque ha una profumazione anche così, anche senza accenderla, che già mi piace tantissimo. Adesso poi voglio cambiare il mio diffusore per ambienti, quello dove andate proprio a mettere la candela, diciamo, perché quello che ho adesso non mi convince più di tanto, lo voglio cambiare, quindi per ora sono ancora tutte sigillate. Ma ha comunque un'intensa e ottima profumazione alla vaniglia. Questi sono tutti i miei prodotti. Come avete visto, non sono tantissime cose, forse non sono neanche così tanto originali, a parte il cappuccino alla vaniglia, che secondo me è originale perché in Italia non lo trovate. Però, insomma, sono sempre dei prodotti ottimi che utilizzo volentieri perché con questo gusto alla vaniglia, se si tratta di prodotti alimentari o comunque con la profumazione alla vaniglia, se si tratta di prodotti beauty, mi fa sempre piacere comunque sentire sia sul palato che sulla pelle questo delicato profumo o sapore di vaniglia.
Io vorrei taggare tutte le persone che sono interessate a fare un tag del genere, ma soprattutto tutte le persone che utilizzano e amano la vaniglia, i prodotti alla vaniglia. Quindi non faccio dei nomi specifici perché non so, chi di voi ha effettivamente delle cose alla vaniglia da mostrare. Però se avete delle cose da farci vedere, fatelo perché io sono sempre curiosa di andare a sbirciare nei canali degli altri e vedere quali prodotti utilizzate. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.